Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo video Storytime. Qua parlerò di un argomento molto spinoso che potrebbe dare molto fastidio, dà fastidio pure a me e mi dispiace soprattutto per le persone che hanno ricevuto questo trattamento e parlerò delle borseggiatrici di Milano. Perché appunto da qualche mese a questa parte sto ricevendo il supporto della pagina Milano bella da Dio e Italia bella da Dio. Tutto questo sta capitando su Instagram. Se non mi seguite, mi trovate come la Malettita Feliz. Seguite anche queste due pagine perché sono molto interessanti. Milano bella da Dio ha praticamente aperto una guerra alle borseggiatrici, ossia un gruppo composto da non so ancora quante donne, perché veramente spuntano come funghi, di origini bosniache, che appunto effettuano borseggi ai pendolari, alle persone che utilizzano la metro e i mezzi di superficie. E se andate sulla loro pagina Instagram e anche TikTok, hanno anche il canale Telegram, vi lascio tutto in info box, così potete andare anche voi a vedere. Quindi in tanti reel e in tanti video ci sono appunto anche le persone che sono state borseggiate. Io mi sento molto spesso con un disturbatore delle Zanza che saluto, anche perché mi dà tantissimo supporto. Presto ci vedremo dal vivo, non so quando, però comunque ci sentiamo spesso. E appunto sia lui che altre persone vanno in metropolitana, muniti di megafono, ad avvertire i viaggiatori che ci sono le borseggiatrici. Hanno pubblicato le foto. Tra l'altro, non è che queste donne si nascondono, anzi, hanno anche gli account Instagram, TikTok, dove anche mostrano tutti i soldi rubati. Bella roba proprio. Io non posterò le foto di queste donne, non posterò i loro account di Instagram perché non meritano l'attenzione, perché lo stanno facendo appunto per questo motivo. A me dispiace davvero tanto per le persone che vengono borseggiate, soprattutto gli anziani. Sono appunto la fascia d'età più debole, ma anche le persone diversamente abili, perché appunto loro se ne fregano altamente della condizione d'età o sanitaria della persona. L'importante è portare via loro soldi, cellulari, gioielli e chi più ne ha più ne metta, anche con i turisti. E appunto ho preferito parlare di questo argomento adesso che è piena estate, quando appunto ci sono anche più turisti a Milano. E davvero mi dispiace perché comunque loro mettono nei guai tutti. Tra l'altro, mi hanno anche spiegato come agiscono. Quindi una ti apre la borsa, lo zaino, quello che è, prende il portafoglio, lo passa a un'altra collaboratrice, la quale scappa, in modo tale che se questa viene scoperta dalla polizia, non le trovano niente. Inoltre, tutto ciò che a loro non serve, documenti, portafoglio in sé, lo buttano poi nei distributori automatici o nella parte superiore del dispositivo. Quindi mettono tutto lì oppure buttano tutto nella spazzatura. Ecco, magari poi dispiace anche non solo per i soldi, ma anche per tutti i documenti, perché rifare magari una patente, un permesso di soggiorno, un passaporto, l'iter burocratico che bisogna intraprendere, i soldi che bisogna spendere. Potrei dire anche altre cose, ma chiedo a loro perché appunto mi hanno spiegato molto bene come operano. Anzi, tra l'altro, adesso si spacciano anche per controllori ATM in borghese, girano con il POS, mettono la multa solitamente a turisti ignari e
che non conoscono la lingua italiana per rubargli i soldi, ma non sono controllori di nulla, quindi via. Io ricordo che quando prendevo i treni c'erano anche le borseggiatrici della Ghisolfa, della Bovisa, perché appunto chi gira Milano-Bovisa probabilmente sa che c'è appunto il ponte della Ghisolfa sotto il quale, adesso non so se è ancora così, soggiornavano delle persone. Ecco, una volta mi si sono sedute anche vicino, le ho cacciate in malo modo, le ho cacciate senza neanche troppi preamboli, via, mi dovete stare lontane. Ad ogni modo, ho già pubblicato un video su TikTok, mi trovate sempre come la Maledita Feliz, dove racconto, anzi dove do qualche consiglio su come prevenire i borseggi. Ve lo do anche qua, che magari può essere utile a qualcuno. Possono sembrare concetti scontati e banali, ma fidatevi che non è assolutamente così. Io li ho imparati sia da mia zia, che è stata appunto una suora missionaria in Perù per anni, quindi con certe persone ha avuto a che fare e mi ha spiegato insomma come comportarmi in viaggio, ma anche perché appunto viaggiavo, sono stata a pendolare per tanti anni e quindi qualcosina l'ho imparata. Inoltre, non tutti sanno che ho lavorato agli sportelli di cambiavalute in stazione centrale quando ero piccola, quando avevo 22 anni, 23, quindi so bene le persone che girano e non tutte sono ben intenzionate. Innanzitutto, non tenete mai i soldi nel portafoglio o tenetene pochissimi. Divideteli in più punti della borsa, munitevi di borse provviste di doppie tasche interne chiuse da zip. Non girate mai con borse sprovviste di chiusura a zip. Ci sono delle borse, magari shopping, ce l'ho anche io della Pinco, ho preso anni fa, che è completamente aperta, è chiusa solo da due cordini, quella non va bene perché un borseggiatore ci mette un attimo a portarti via quello che vuole, eh? Quindi quelle non vanno bene. Insomma, di non mettere i soldi nel portafoglio. Quindi io non li ho mai utilizzati perché appunto non è mio modo utilizzare il portafoglio appunto per mettere dentro i soldi. Ci metto magari le carte dei supermercati, ma le ho messe tutte su Stoccard, così poi se le prendono, ciao. Quindi metto giusto qualche documento. Tra l'altro anche la carta d'identità non è nel mio portafoglio. La patente sì, ma non la carta d'identità. Comunque divido anche i documenti. Può sembrare un concetto scontato, ma non lo è per niente, perché poi se succede, vi auguro davvero di no, mi auguro proprio di no, almeno non rimanete scoperti. Inoltre, vi consiglio di recarvi da Decathlon e anche altri negozi sportivi, non so se li vendono, e di comprare questo marsupietto piatto dei corridori. Ecco, è provvisto anche di cintura regolabile. Lo mettete sotto i vestiti, ve lo insaccate nei collant o nelle mutande. Ciao, questo non si nota neanche sotto i vestiti. È comodissimo. Magari con il caldo dà un po' fastidio, però vi aiuta a prevenire comunque i furti, perché è al sicuro. Tra l'altro, se lo prendete anche un pochino più grande, ci sta anche il passaporto. Qua ci sta proprio a filo, però anche il passaporto, i soldi, insomma, qua così bello comodo. Ce l'ho anche rosa shocking, però appunto quando ho fatto il video di TikTok con questo rosa, poi mi hanno inondata di richieste, ma c'è anche di altri colori per uomini. Sì, c'è, il nero è per uomini, altrimenti un altro
escamotage è insaccare i soldi nei calzini, nelle collante, oppure anche in oggetti insospettabili, quali per esempio i tubetti dei Tampax. Insomma, inventarsi questi stratagemmi. E poi attenzione, 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 meglio sempre prendere le borse da tenere sotto il braccio, chiuse con la zip, di non mettere mai il portafoglio nella tasca anteriore dello zaino. Se proprio lo dovete fare, chiudete con un lucchetto, così è difficile, magari zaino provvisto di doppia zip con il lucchetto. Io, per esempio, quando devo viaggiare, chiudo le valigie con un lucchetto, così poi è più complicato prenderli. Un'altra ragazza mi ha consigliato, per chi viaggia in treno, treni lunga percorrenza, di utilizzare le catene da bici per fissare le valigie al ripiano oppure nell'apposito punto, perché tante persone rubano anche le valigie, quindi bisogna sempre stare attenti. Voi avete mai avuto esperienze del genere? Che stratagemmi utilizzate per prevenire ed evitare i borseggi? Fatemelo sapere nei commenti, ci vediamo al prossimo video.